dare il kick. Se voglio il tag. Che cosa. Solo quando te lo indica lì. Eccoci, abbiamo inserito una destinazione tipo, stiamo per entrare in superstrada, abbastanza emozionati. Cami, cosa ci racconti? Vediamo se la normativa europea che limita a 5 secondi il tempo per il cambio corsia è veramente limitante anche qui da noi in Italia. Forza il cambio corsia, vedi che ha impostato la direzione dove vuole andare in grigio, in teoria, vediamo. Ok, conferma il cambio corsia per seguire il percorso, quindi mi sa che devi dargli la freccia. Ok, lui rallenta abbastanza bruscamente, no, infatti l'ha annullato. Secondo me devi... Proviamo a rimetterlo. Aspetta che ho sbagliato. Però adesso la rosa è sbagliata secondo me, perché sennò sono troppo vicini. Vediamo come la gestisce l'uscita subito qua da Rosio. Dato che è anche una curva molto stretta. No, non la indica. Ah, la fa prendere qua. Provare a completare. Ok, è uscito da solo. Cambio corsia. Navigare con autopilota non disponibile, no. Non disponibile, no, infatti finisce prima e ti torna in autopilot. Vediamo cosa ti dice. Ok, prendi la freccia. No, la prende da solo. Lui. Ha fatto da solo, preso e uscito. Sì, ha fatto lui da solo. Okay. Sì, però non può riaccelerare a 90 no. All'ora, no. Adesso ti arriva giù a 70. Sì, no, ma si è disinserito. Sì. Giusto per avere una destinazione, così vediamo lui col limite a 90, ti schiaccio qua per i 90. Perché vedi che mette 100. 100, anche a me prima, si vede che lui mi dice che c'è il 100, io metto il 90 così. Esatto, così siamo tranquilli. Così vediamo lui come gestisce, vedi, conferma il cambio corsia perché vuole superare la macchina davanti, quindi metti la freccia e lui fa tutto da solo, tac, cambia corsia infatti. È un po' bruschino, è più brusco del solito. Avete messo Mad Max però poi. Sì, anche secondo me. Vediamo se si può personalizzare. Personalizza Navigate, facciamo moderato. Come te lo dava lui. Vediamo. Così l'ha fatto lui, se io adesso gli dico rientra. Lui sì, ti segue lo stesso in ogni caso. No. Sì. Infatti guarda. Però è molto più rapido di prima. Prima sì, era però, più lento a capire sì, il cambio corsia. Sì, però questo è un cambio corsia, capito? Questo è giusto. Mad Max era... Mad Max è per dire sei in autostrada. Sì, stai andando veloce, ti serve magari fare un... Sì, perché sennò perdi il lasso di tempo per entrare. C'era d'attivo, che cazzo? Senti, dopo ci facciamo un giro noi perché qua... Non è vero, ma che bravo che sono stato. La situazione sta... Allora, dobbiamo uscire o no? Domani vai in ditta. Tu adesso spiegami che cazzo ho fatto. Sì, per questo bisogna conviverci ogni volta. Il cambio corsia automatico non è disponibile. La cosa lui? Fatto. Sì, non l'ho fatto. Ok, ma come ha accelerato bene qua? No, questa l'ha fatta da Dio. Questa l'ha fatta bene. Anche qua, adesso è finito. Vuoi fare la curva, Caso ma che me ci voleva il nonno, prego. No, ma i nonni non ci crederebbero mai, no. Ti dovete fargliela provare una volta con autopilot. No, no, adesso no. Ci ammazzo. Ci avrebbero anche ragione. Mamma mia che brava, giuro ti vado a lavare. Ti vado a lavare. Però dopo che ho studiato. Questo l'ha fatto lei da sola, brava. Fatto bene.
carrena. Carrina la mia Teslina. Che dice? Muoversi ancora. Non è un bolide, ma. Secondo me è già migliorato rispetto a prima. Ma stiamo scherzando. Più reattiva e molto fluida. Sì. Prima era lenta nel cambio corsia. Ma prima non lo faceva. Prima eravamo agitati. Anche noi, no? Diceva il pathos che c'era nella palla. Un sensore per il rilevamento. Magari c'è il rilevamento facciale, vedeva le mie facce. Del cuore.